Sta per andare in onda Pianeta Oggi, eventi nel mondo, trasmissione condotta da Massimo Bonella e Alviano Appi. Gentili ascoltatori di Radio Science TV, buonasera, in studio Massimo Bonella alle 19.03, benvenuti a Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Dunque, in collegamento Skype abbiamo da Pordenone Alviano Appi dell'Associazione Culturale Il Sicomoro, che con lui c'è un ospite molto importante. Parleremo di antimafia. Prima, come di consuetudine, da quando diciamo ci siamo staccati dall'emittente terrestre Radio Piper, diamo le news, diciamo le top news della giornata, cioè un flash di quelle che sono le ultime notizie degne di essere poste sotto i riflettori. E iniziamo con una bruttissima notizia. C'è stato un incidente in fabbrica, siamo nei pressi di Milano, e praticamente la notizia che è arrivata poco fa che sono deceduti i due operai rimasti intossicati a seguito di un incidente gravissimo avvenuto in una ditta che lavora materiale ferrosi a Milano. Gli operai erano stati trovati privi di sensi, probabilmente per aver respirato vapori tossici. Gravi gli altri 4 operai coinvolti, soccorsi altri 2 lavoratori, ancora da accertare le cause. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, gli operai avrebbero respirato gas durante le operazioni di pulizia di un forno interrato di circa 2 metri di profondità. Giriamo pagina. L'altra notizia che emerge in primo piano, le baby gang. Vertice in prefettura, oggi a Napoli con il ministro dell'interno Minniti, dopo gli episodi di violenza giovanile di questi giorni. Alla presenza anche dei vertici nazionali delle forze dell'ordine, riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica. Parteciperanno anche il procuratore distrettuale della Procura partenopea e i vertici della magistratura minorile. 4 gli episodi in pochi giorni a Napoli. Prima di dare la linea a Pordenone, dunque ancora un breve sguardo, più che notizia, a quella che è la rassegna stampa alla homepage della testata pianetaoggitv.net, dove Radio Science TV, lo ricordiamo, si appoggia per fare informazione. Dunque, in primo piano, a taglio primo, ricordando Salvador Medina. Qui è un articolo che viene tratto dalla testata giornalistica Antimafia 2000. Dopodiché abbiamo un video, un filmato molto importante che vi invito veramente caldamente a seguire, dal titolo Giulietto Chiesa, come difenderci dai padroni del mondo. Questo è tratto da Antimafia 2000 TV. Poi abbiamo un articolo di Aaron Pettinari, secondo il giornalista dal nostro agire si determina l'effetto per l'intero pianeta, sempre il titolo è quello di prima, Giulietto Chiesa, ecco come difenderci dall'attacco dei padroni universali. Poi abbiamo una notizia dall'Eco Istituto Veneto del professor Michele Boato, una figura conosciuta anche a livello nazionale, ci sono state delle premiazioni di alcune tesi domenica scorsa, c'era presente anche sottoscritto con Pianeta Oggi TV, Radio Science TV, e quindi a seguire Pianeta Oggi Report, il nostro settimanale, lo trovate a taglio medio-basso, è stato per parecchio tempo in taglio primo. Dunque la situazione internazionale, da Trieste intervista Giulietto Chiesa, giornalista, presidente di Pandora TV, a seguire poi l'arte contro le mafie, intervista ai ragazzi di Our Voice. Questo settimanale è molto interessante, ci sarà anche un genitore che dà la propria, diciamo così, impressione, la propria valutazione, il proprio commento su questi ragazzi, questi giovani, questi figli, diciamo, che si avvicinano a questi problemi, diciamo così, che l'Italia da sempre sta subendo proprio con l'arte. Ecco, molto bello di questi giovani che insomma in qualche modo si ribellano contro queste ingiustizie proprio facendo uso dell'arte.
Poi ancora La mafia politica e il testamento di Tommaso Buscetta, sempre in collaborazione con Antimafia 2000 di Giorgio Bongiovanni. Poi ancora Trattativa di Matteo dei familiari, scusate, dei familiari di Ciancimino, conferme a sue dichiarazioni, sempre in collaborazione con Antimafia 2000. E poi altri articoli e filmati settimanali ancora. Alle 18, alle 19.08, questa è Radio Science TV, il programma si chiama Pianeta Oggi 20 nel mondo, cedo la linea subito a Pordenone, collegato via Skype, come vi dicevo, Alviano Appi con il suo ospite. A te, Alviano, noi ci sentiamo al termine. Grazie Massimo, buonasera a tutti i nostri ascoltatori e come già altre volte affrontiamo anche questa sera temi di legalità, temi di giustizia, perché riteniamo che sia fondamentale per la democrazia di un paese, per la sua economia, ma ancor più per la vita sociale, per i rapporti di relazioni tra le persone, che giustizia e legalità siano in buona salute. E i valori del bene comune, chiaramente devono primeggiare sopra quelli particolari, perché nel bene di tutti si trova certamente anche quello individuale. E diciamo che in una nazione come l'Italia, dove l'illegalità non sembra un fatto così sporadico, un fatto periferico della società, ma invece è un fattore che coinvolge addirittura aspetti finanziari, aspetti politici e perfino aspetti istituzionali. C'è bisogno di tenere i fari bene accesi sulle vicende di legalità. E fare in modo il più possibile di risalire la china nella quale ci troviamo. E per parlare di questi temi abbiamo ospite questa sera il caporedattore della rivista Antimafia 2000, Aaron Pettinari, il quale, grazie Aaron intanto della tua Buonasera, disponibilità. buonasera a tutti voi. E con te cercheremo di toccare più di qualche tema, ma intanto quello fondamentale che riteniamo si debba parlare, di cui riteniamo si debba parlare, è quella che a Palermo è in atto la requisitoria, diciamo, dei pubblici ministeri sulla trattativa Stato-mafia. Quindi sugli eventi che riguardano le stragi del 92 in cui persero la vita i giudici Falcone, Borsellino, gli uomini della scorta, e sono eventi che ci sembrano lontano, ma che hanno fortissime ripercussioni invece sul presente, sulla vita democratica, sulla vita di noi tutti. Allora, Aaron, poi intanto diciamo che qual è l'accusa che viene fatta? Quali sono i termini di questo processo che è in atto a Palermo, giusto per fare un quadro a chi ci ascolta? Allora, innanzitutto diciamo che il processo che giornalisticamente viene chiamato della trattativa Stato-mafia, impropriamente per certi versi chiamato così, perché il reato che viene contestato non è quello, diciamo, di aver trattato, ma il reato che viene contestato agli imputati, è quello di attentato a corpo politico dello Stato, una formula molto particolare, secondo il capo di imputazione, cioè praticamente di fatto Cosa Nostra, oltre a Cosa Nostra anche con Coadiuvata, insieme ad altri soggetti istituzionali, questa è l'impostazione accusatoria, avrebbe in qualche maniera a colpi di bombe a un certo punto spinto lo Stato ad accettare, diciamo, delle azioni, delle conseguenze che senza quelle determinate minacce, che quali erano minacce, intimidazioni, fatti eclatanti, quali erano stati le bombe,
non si sarebbero mai presi. Un esempio può essere quello della mancata proroga di oltre 341 bis per oltre 300 mafiosi nel novembre del 1993, oppure altri episodi potrebbero riguardare il sovvertimento comunque delle istituzioni che c'è stato con un cambio ai vertici sia del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, al DAP, sia ai vertici istituzionali massimi. Penso nel giro di un anno, praticamente tra il 92 e il 93, cambiano prima il Ministero degli Interni, si passa da Scotti a Mancino e successivamente a Martelli, sostituito poi con Conso, all'interno di una strategia appunto volta in una qualche maniera ad attenuare, a far avere dei benefici all'organizzazione criminale Cosa Nostra. Questo è, diciamo, in sintesi, ma in realtà dovrebbe approfondire molto di più per entrare nei singoli nelle singole imputazioni. Sì, certo, scusa Aaron. Ecco, diciamo che qui nell'accusa ci sono ex ufficiali dei ROS come Mario Mori, generale dei Carabinieri come Antonio Subranni, altri funzionari come Giuseppe De Donno, inoltre anche l'ex senatore Marcello Dell'Utri, cioè quindi figure istituzionali. Sì, non ci sono solamente i mafiosi, ci sono anche figure istituzionali, appunto hai detto giustamente ufficiali dell'arma, dei carabinieri, ci sono appunto ex senatori, va distinta la posizione di Nicola Mancino, perché comunque a processo Nicola Mancino, l'ex ministro degli interni e ex senatore, per falsa testimonianza, quindi un reato che non ha a che vedere con il reato contestato agli altri coimputati. Ci sono i mafiosi, appunto, collaboratori di giustizia, perché tra gli imputati c'è anche Giovanni Brusca, e un figlio di mafioso, mi viene da dire, ex sindaco mafioso, cioè a giudizio anche Massimo Ciancimino. Sì, senti, accennavi poco fa alla figura anche di Nicola Mancino, che ricordiamo chi ci ascolta, è stato sì ministro dell'Interno, è stato anche presidente del Senato, una figura di spicco della Democrazia Cristiana, e in qualche modo con dei ruoli molto importanti. Tu accennavi al fatto di falsa testimonianza, e qui sappiamo che è interessata anche la figura del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Puoi chiarire un poco il quadro per il quale diciamo Mancino viene accusato di falsa testimonianza, e perché è grave questo fatto? Beh, innanzitutto il fatto è stato commesso, secondo l'accusa, al processo di primo grado verso il generale Mori e il colonnello Mauro Binu, in aula, rispondendo alle domande dei magistrati e della corte, ha rilasciato le dichiarazioni che andavano in netto contrasto con quelle dell'ex ministro della giustizia Claudio Martelli, e non solo con quelle, anche con altri, cioè in particolare comunque con Claudio Martelli, quindi di fatto andavano, diciamo, a susseguirsi di dichiarazioni che erano anche diverse rispetto a quelle che erano state dette qualche anno prima in commissione antimafia o comunque in altre sedi, diciamo. Praticamente, secondo la procura, secondo l'accusa, Mancino avrebbe detto il falso rispetto a
ciò che era avvenuto sia per quanto riguarda l'avvicendamento che c'era stato tra lui e tra il ministro degli interni Scotti e lui, sia per quanto riguarda il dato che racconta Claudio Martelli, che è quello Martelli dice, ha dichiarato sia ai magistrati sia in trasmissioni televisive che di aver avvisato Mancino nel giugno del 92 di quel dialogo che era stato avviato, diciamo, tra i carabinieri e Vito Ciancimino, in quanto Martelli era stato informato dalla dottoressa Ferraro, che aveva preso di fatto il posto di Falcone, comunque già faceva parte di quell'ufficio, comunque aveva sostituito Falcone all'ufficio affari penali. E di fatto accade che Mancino ha negato di aver avuto, diciamo, questo dialogo, di aver avuto di aver mai saputo queste cose. Secondo siccome ci sono anche altri che diciamo testimoniano il fatto che Mancino in qualche maniera era stato informato, o comunque sapevano da Martelli che era stato informato, secondo la procura, appunto, ha commesso Mancino falsa testimonianza sia in merito a questo sia in merito a diciamo altri episodi, per esempio, appunto, come ho già detto, per quanto riguarda la sostituzione, diciamo, dell'avvicendamento che c'era stato tra lui e Scotti, adducendo delle motivazioni che non convincono in particolare la procura. Per esempio, si parlava dell'avvicendamento di Scotti, che Scotti non poteva essere proposto come Ministero degli Interni in quanto c'era un regolamento interno della Democrazia Cristiana per cui non si poteva essere parlamentari e contemporaneamente ministri. È una dichiarazione che ovviamente lascia il tempo che trova, nel momento in cui Scotti, chi magari è più, chi lo ricorda, di fatto è stato nominato ministro degli esteri in quella tornata, nella composizione di quel governo. Quindi di fatto anche in quel caso non c'era l'elemento. L'altra questione riguarda poi il fatto che non aveva che ha mentito sul perché, o comunque non ha spiegato per esempio Mancino come faceva a sapere già nel 1992 che vi fosse una doppia ala di Cosa Nostra all'interno delle stragi, del 1992, una ricostruzione, lui che dice di non aver mai saputo nulla sul dialogo tra Carabinieri e Vito Ciancimino, che solamente Vito Ciancimino aveva dato questa versione del fatto che tra Rina e Provenzano c'erano diciamo degli scontri, c'era un disaccordo su quella linea stragista che aveva portato alla morte Giovanni Falcone e prima ancora Salvo Lima e quindi successivamente Paolo Borsellino. Quindi, qual è l'interesse di Mancino di negare insomma questi fatti? Qual è l'interesse? Ma secondo la procura, in base a quello che comunque hanno dichiarato i requisitori e i magistrati, l'interesse di Mancino è stato quello di non tanto, oltre a apparire lui in una qualche maniera come non responsabile di alcunché rispetto a quella stagione, diciamo, rispetto a quel dialogo tra Cosa Nostra e istituzioni, avrebbe cercato di in qualche maniera depotenziare le accuse nei confronti dei carabinieri, perché qual è il nodo, diciamo, su cui ruota tutto quanto il discorso? Che i carabinieri hanno sempre detto, in questo caso Mori, De Donno, hanno sempre sostenuto che quell'azione di contatto con Vito Ciancimino era un'azione investigativa, fermo restando che non c'è mai stata traccia di alcun documento, relazioni di servizio o affini, né è mai stata informata la magistratura di quell'indagine eventuale. E quindi già quello basterebbe per dire che si sta commettendo qualcosa di anomalo e grave.
C'è anche il dato che racconta sia la dottoressa Ferraro che Martelli appunto sia Ferraro che Martelli, che Mori in questo dialogo stava cercando un appoggio da parte della politica, un appoggio politico, tanto che non vengono informati i magistrati, ma appunto vengono informati i politici di questo dialogo intrattenuto con Vito Ciancimino. E questo è il nodo da parte dell'accusa. Nel momento in cui Mancino dice io non ho mai saputo nulla, se qualora avesse confermato la versione di Martelli, è ovvio che in qualche maniera scusate, andava ad aggravarsi un po' la posizione rispetto dei carabinieri, perché chiaramente significa che la sponda è arrivata anche addirittura non solo al Ministero della Giustizia, ma anche al Ministero degli Interni. Quindi diciamo che secondo la Procura, appunto, Mancino commette la falsa testimonianza per difendere se stesso, ma più che per difendere se stesso, per difendere probabilmente quei carabinieri che in qualche maniera erano a loro volta difesi dall'avvocato Milio, con cui Mancino aveva dei rapporti di amicizia. Questa è la ricostruzione dell'accusa, insomma. Ecco, sì. Poi dopo ci sono anche altri aspetti che riguardano, per esempio, il dato famoso dell'incontro con Borsellino, che per fino al 2010 Mancino esatto. Si è negato totalmente, ma questo è, diciamo, un dato non proprio della falsa testimonianza, ma che fa da contorno a quella che è sempre stata la linea di condotta in tutti questi anni. Certo, fa sembrare assolutamente reticente e poco collaborativa la posizione appunto dell'ex ministro dell'Interno. Allora, bene, intanto grazie, con questo pensiamo di aver chiarito che intanto invitiamo chi ci ascolta il più possibile a seguire magari sul sito di Antimafia 2000 gli sviluppi di questo importantissimo processo. Io adesso volevo spostare un attimo l'attenzione, ma rimaniamo sempre nell'ambito della legalità, perché l'ultimo atto del governo. Gentiloni è stato quello di varare la riforma sulle intercettazioni telefoniche voluta dal ministro Orlando. Ora, che cosa cambia che cosa cambia, per i magistrati, per la polizia, per la giustizia in genere e indirettamente anche per il cittadino con queste nuove regole? Ma diciamo che dal punto di vista della magistratura il problema più evidente sulle intercettazioni telefoniche è il dato che diciamo nelle ordinanze non ci dovranno più essere le pubblicazioni di tutte quante le intercettazioni telefoniche. E diciamo che viene dato al magistrato, vedo di spiegarvelo un attimo meglio. Allora, diciamo che dal punto di vista del magistrato la questione è questa: non si potranno più, innanzitutto, ci sarà il divieto, diciamo, di trascrizione anche sommaria di quelle conversazioni che vengono considerate irrilevanti ai fini delle indagini. Questo dal punto di vista tecnico, sia per quanto riguarda appunto l'oggetto d'indagine oppure i soggetti che sono coinvolti. Questo significa che tutta una serie di intercettazioni spariranno dalle ordinanze di custodia cautelare. E quindi conseguentemente anche dai giornali, perché chiaramente gli atti pubblici, l'ordinanza diventa atto pubblico una volta che è depositata alle parti. Nei processi, la stampa non potrà più riportarle.
Questo è stato necessario per dare una sorta di, una sorta di limite per evitare quelle che sono, diciamo, le cosiddette fughe di notizie su fatti che sono assolutamente strani, appunto, ai capi di imputazione, ai processi, oppure, certo, esatto, ai processi. E da una parte, da questo punto di vista, possiamo anche essere d'accordo che perché ci sono stati dei casi, anche se non sono così tanti come quello che vorrebbero far credere, dal punto di vista proprio delle intercettazioni che non avevano nulla a che fare con i processi negli ultimi 10 anni, saranno 5 o 6 i casi veri che avevano portato, diciamo, a... Sì, che hanno danneggiato le persone di cui si è poi parlato, insomma. Ecco. Assolutamente, però c'è un però, perché poi dopo questo cosa succede? Che diciamo c'è un rischio da questo punto di vista, perché per quanto riguarda le modalità, diciamo, operative, viene criticato da parte della magistratura, perché viene dato alla polizia giudiziaria, che è quella che trascrive le intercettazioni, di essere lei, diciamo, la prima garante del di dover stabilire di che cosa, può essere, cosa può essere trascritto, sì, cosa può essere rilevante oppure no. Chi lo stabilisce? Cioè, come si fa a stabilire? Cioè, se c'è un'indagine in corso su, si parla, che ne so, del ministro degli interni a cui la polizia giudiziaria fa in qualche maniera riferimento, e si decide, cioè decide di metterla, non metterla, cioè, è, diciamo, che è una cosa un po' complessa. Tecnicamente, dal punto di vista pratico, l'archivio, diciamo, di tutte quante le intercettazioni telefoniche è ancora nelle mani dei magistrati. Ma pensate voi, se in un di fronte a, diciamo, tutta una serie di riassunti, o comunque che vengono solamente per fortuna è stata tolta rispetto alla prima idea quella di fare dei riassunti, che sarebbe stato ancora più grave delle trascrizioni. Mettiamo che il magistrato voglia fare delle verifiche, già adesso è così che le può fare lui le verifiche, ma deve comunque sia affidarsi alla polizia giudiziaria, e altrimenti dovrebbe andarsi a risentire personalmente tutte quante le conversazioni telefoniche. Cioè, diciamo che mentre prima, con il fatto che venivano comunque trascritte per la stragrande maggioranza, in qualche maniera il magistrato aveva più contezza, diciamo, di quello. Certo, è un modo per rallentare ancora di più la macchina, che è già sufficientemente lenta. E, sì. Scusa Aaron, e qual è stata un po' la reazione di quello che insieme il Parlamento, ecco, ricordiamo, è l'organo che fa le leggi, il governo è l'organo, diciamo, di attuazione della volontà politica, eccetera, e la magistratura è quella che deve, appunto, stabilire che le cose vengono fatte in un clima di legalità. Qual è stata la reazione del mondo della magistratura a questa legge? Critiche a questa nuova legge sono arrivate sia dal mondo della magistratura che a quello degli avvocati, tra l'altro, avvocati che addirittura dicono che per tutelare la privacy e la riservatezza viene comunque scelto di limitare il diritto di difesa, che in qualche maniera cioè, di fatto diventa molto più difficile nel momento in cui non ci sono subito le trascrizioni per le parti. Significa che tutte le parti devono andarsi a risentire tutte quante quelle intercettazioni. Poi c'è l'altro problema per quanto riguarda, sempre con la scusa della tutela della privacy, che riguarda la stampa. Certo. Ok, passi l'idea che questo è per limitare, diciamo, le fughe di notizie e quant'altro, però il problema è il fatto che i cittadini, se a mio avviso, hanno il diritto di conoscere la realtà dei fatti, e quindi una trascrizione di un'intercettazione, quando è necessaria, può essere un dato importante, anche quando è un fatto non penalmente rilevante. Mi spiego meglio. Per esempio, in base alla nuova norma,
Tra l'altro che comunque viene data possibilità, e questa è una cosa anomala che c'è stata, no? È stata messa la norma che il giornalista può accedere agli atti, ovvero all'ordinanza, può richiedere l'ordinanza di custodia cautelare, quando prima non era previsto questo, fino al processo non era previsto. Di fatto questa possibilità al giornalista non verrà, nonostante la legge sia stata approvata adesso, entrerà in vigore ufficialmente tra un anno. Allora mi chiedo io, perché tra un anno si è rimandato ad un anno? Prima cosa. Seconda cosa, basta un esempio per far capire che, diciamo, quanto può essere importante agli occhi dell'opinione pubblica un fatto anche quando non è penalmente rilevante. L'esempio che porto sempre è quello dei due imprenditori che ridevano per gli affari possibili dopo le scosse di terremoto all'Aquila. All'Aquila, sì. Di fatto, se all'epoca fosse stato in vigore l'attuale decreto legge, quell'intercettazione telefonica non l'avremmo mai conosciuta. E questo è di una gravità inaudita. Io capisco che si voglia tutelare la privacy e mi sta anche bene che si tuteli la privacy, che ne so, ai tempi delle indagini dove c'era implicato Ricucci, erano finite addirittura sulla stampa e lì sbagliava la stampa, e comunque ci sono già leggi che quando c'è la violazione della privacy puniscono il giornalista e la stampa che commette la violazione della privacy. Avevano pubblicato delle intercettazioni tra Ricucci e, se non erro, l'Arcuri, o comunque delle intercettazioni private. Quindi, se già c'è una legge, per quale motivo bisogna andare a fare questa movimentazione? Molto probabilmente è perché si cerca in qualche maniera di ridurre al minimo indispensabile far aprire gli occhi all'opinione pubblica su fatti e misfatti che vanno ben oltre, insomma, al solo fatto puramente penalmente perseguibile. Sì. Senti Aaron, abbiamo solo un paio di minuti, però mi sembra il 2 gennaio di quest'anno, appena iniziato, è scomparso il magistrato Ferdinando Imposimato. Vorrei che tu giusto lo ricordassi con due parole. So che il suo ultimo bellissimo gesto è stato quello di difendere in moltissime circostanze la nostra Costituzione, dicendo che andava respinta la proposta di cambiarla di Renzi, e per fortuna così è stato. Ma è stato molto attivo e socialmente molto impegnato, politicamente impegnato. Un piccolo ricordo da voi che lo avete anche conosciuto da vicino. Ma io, per quanto riguarda Imposimato, posso dire che era un uomo dalla schiena dritta, che appunto ha sempre fatto della difesa della Costituzione il suo diciamo principale fondamento, il suo programma, chiamiamolo così, di impegno civile, politico, morale, istituzionale come magistrato. Ha servito il popolo italiano senza esitazioni, senza tornaconti. Lui si è impegnato molto nella lotta alla mafia, nella lotta al terrorismo, e ha anche pagato caro questo suo impegno, tra l'altro che è stato assassinato per mano della Camorra anche il fratello. Si era impegnato non solo per la Costituzione, è stato anche era uno dei promotori del Comitato No Guerra No Nato, per esempio, proprio per l'attuazione dell'articolo 11 della Costituzione. Per far sì che l'Italia fosse una nazione sovrana e neutrale. Io direi che, cioè, posso dire che sicuramente un uomo di uno spessore morale che molto spesso viene dimenticato o non attuato dagli attuali organi istituzionali, quando invece dovrebbe essere la direttrice, insomma, senza... Sì, e anche scusami Aaron, è stato una voce che ha denunciato un po' le collusioni, no?
Assolutamente sì, ma non possiamo non ricordare il suo intervento al 19 luglio scorso, dove per esempio raccontava, per la memoria di Paolo Borsellino, raccontava fatti, episodi avuti con Falcone, Borsellino, raccontava soprattutto quello che accadeva con le indagini, diciamo, ha ricordato quali erano le indagini che facevano Falcone e Borsellino, le indagini quelle di Falcone. Falcone diciamo si era occupato a lungo anche di Gladio, invitava a porre l'attenzione su queste cose, invitava ha parlato a lungo dei rapporti, anche essendosene occupato come magistrato, lui si è occupato del caso Moro, quindi di tutte quelle commissioni che c'erano dietro a questi tipi di episodi che mettevano sia per quanto riguarda le stragi, sia per il caso Moro, che vanno ben oltre, diciamo, ai confini, se vogliamo, nazionali, o comunque seguono delle logiche che vanno ben oltre la mafia o le sole Brigate Rosse. Certo. Allora Aaron, grazie della disponibilità, grazie della grande chiarezza con la quale esponi questi fatti che spesso sono anche complicati e difficili da rendere. Un caro saluto e un saluto anche a tutti i nostri ascoltatori. Io passo di nuovo la linea a Massimo Bonella. Grazie Alviano, saluto anch'io il tuo ospite Aaron Pettinari, capo redattore della testata giornalistica Antimafia 2000 di Palermo. Grazie Alviano Appi per la conduzione, per la collaborazione con Pianeta Oggi 20 nel mondo. Quindi alle 19.40 riprendiamo qui da studio, questa è Radio Science TV, state ascoltando appunto il programma Pianeta Oggi 20 nel mondo. Trasmissione di approfondimento di frequenza settimanale. Si sta rinnovando, come sentite abbiamo adesso introdotto anche le ultime notizie della giornata, questo da quando, diciamo, siamo usciti dall'emittente terrestre Radio Piper, per motivi poi siamo usciti indipendenti dalla nostra volontà, ecco, ci tengo a sottolinearlo, noi eravamo ben lieti anzi di essere ospitati anche su quelle frequenze terrestri. Non importa, si va avanti, come sentite meglio di prima. Dunque, prima di chiudere, un aggiornamento sulla Baby Gang Minniti. A Napoli dunque verrà rafforzato il controllo dell'ordine pubblico con l'invio di reparti straordinari, 100 unità destinate al controllo delle zone frequentate dai giovani, lo ha annunciato Minniti al vertice in prefettura sulle baby gang. Non dico che siano terroristi, ma usano metodi simili, colpiscono a caso, c'è una violenza nichilista che non ha rispetto per il valore della vita, è ancora più drammatico se impatta sui giovani. Abbiamo individuato i responsabili delle violenze. Minniti ha incontrato Arturo, 17enne, accoltellato. Dunque è tutto per Pineta Oggi 20 nel mondo, io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, prima di chiudere vi segnalo per coloro che ci ascoltano dal centro Italia che alle ore 20 circa, tra circa praticamente un 18 minuti, dall'emittente interregionale terrestre Teleidea di Chianciano verrà trasmesso il nostro settimanale Pianeta Oggi Report, mentre per coloro che ci ascoltano dal nord-est d'Italia e l'Istria, domani sera a partire dalle ore 22:50, 23, intorno a quell'orario lì, in terza serata, lo stesso settimanale Pianeta Oggi Report verrà invece trasmesso dall'emittente interregionale Video Telecarnia. Dunque, 19.42, grazie per averci seguito, un saluto naturalmente, mi ero dimenticato in apertura del programma, alla nostra regia centrale di Radio Science TV, questa sera vedo dal monitor di turno Modena, quindi un saluto a Ugo Moreno, grazie per averci seguito, vi lascio ora alla nostra programmazione RST Radio Science TV. Da Massimo Bonella, buonasera. Avete ascoltato Pianeta Oggi e Eventi nel Mondo. Trasmissione condotta da Massimo Bonella e Alviano Appi. Ospite della serata, Aaron Pettinari.
Arrivederci alla prossima trasmissione.